Salve gente, sono Larus, eccovi qui su Europa Universalis 4 con i nostri inglesi. È l'ultima puntata? O meglio, ho sbagliato i nuovi salvataggi, non ho salvato. Quindi, d'altro canto, che cosa ho fatto? Praticamente, sono andato avanti un paio di anni, cioè più o meno lo stesso tempo che ho passato la scorsa puntata. L'unica cosa che ho fatto, sì, ho fatto un po' di cose. E ho fatto un paio di cose, ho raggiunto certi obiettivi e ho perso in altri obiettivi, se si può dire. Perso in certi obiettivi, non so se si può nemmeno dire. Praticamente, l'Aquitania mi ha dichiarato guerra. L'unica cosa è che non sono riuscito a sconfiggerli. E hanno preso Poitiers, Périgord e la Bourde. Niente di che. Però io ho ancora la Bretagna. Poi, non c'è nessuna guerra, ho formato Cuba. La nazione coloniale, perché potevo e l'ho fatto. Quindi sì, adesso abbiamo anche Cuba. Abbiamo anche preso un po' di... Abbiamo dovuto anche dare un bel po' di soldi. Però comunque stiamo ingranando, a differenza dell'altra zona, dell'altra cosa che avevo fatto. Perché qui adesso abbiamo un po' più di... Appunto, soldi, riusciamo a guadagnare molto di più. E oltretutto anche ci sono i... praticamente i soldati che sono un po' di più, ecco. Quindi sì, in questo universo parallelo mi è andato meglio. Perché il motivo credo sia solo il caso alla fine. E intanto adesso io voglio un attimo riorganizzare tutta la mia flotta. Perché alla fine i ribelli escono sempre abbastanza a caso. E dipende più che altro da quello. Riorganizziamo la flotta e così almeno riesco a spartirla bene. Tanto nuove colonie che sono a posto. Intanto questi soldati qui dopo li devo trasportare. La borghesia chiede privilegi. Garantiamo... garantiamoli, dai. Oltretutto dovrei anche pagare un po' di meno i miei soldati, perché così riesco in qualche modo a guadagnare un po' di più. Che devo ripagare tutti i miei debiti. Devo prendere anche gli altri soldati qui. Un plotone di cavalleria. Ok, adesso la flotta si è quasi ricongiunta con il tutto. Molto bene, ora suddividiamo la flotta. Abbiamo qui la flotta da combattimento che starà in Northumberland. Abbiamo la flotta commerciale, che voglio tenerla. Non so cosa fare con questa flotta. A Londra comunque sto già facendo abbastanza punti. Se io mandassi a Bordeaux il mio mercante, facessi collezionare soldi, quanto posso guadagnare? Solo uno, qui invece un po' di più. Effettivamente li mando a Londra, invece qui lo faccio transfer trade power, che almeno così riesco a guadagnare un po' qualcosa. Trasferendo i guadagni, i soldi appunto, che così defluiscono dentro la mia zona commerciale. Magari potrei adoperare, giusto? Voglio massimizzare i guadagni, quindi magari... Dov'è la mia flotta? Ecco. Se io anche... per caso tenessi tre navi qui, posso trasportare 1,5. Sì, posso fare un po' qualcosa. E qui a Londra posso trasportare. Effettivamente qua ne escono un po' più di soldi e qua ne arrivano molti di più.
Sì, molto, molto, molto bene. Ora, ok, ci stiamo un po' ristabilendo. E possiamo mandare il nostro esercito. Metà, per quanto riguarda il mio esercito qui. Tutto posso anche pagarlo giusto un po', che così si rifornisce. E dovrei anche pagare un po' di interessi. Perché un inglese paga sempre i propri debiti. Ora, devo anche colonizzare nuove zone. Mi intriga Puerto Rico. E dovrei anche colonizzare Kingston, che dovrebbe essere qui. Comunque, la Giamaica, parliamo. Queste zone qui mi interessano molto. Più magari giusto delle Americhe in sé. Perché oltre che qui non ci sono tribù. E le tribù sono veramente un grande dolore. Sono fastidiosissime. E comunque le tribù non è che possono fare coalizioni. Oltretutto, queste zone qui commerciali in mezzo ai Caraibi, quindi in mezzo alle Americhe, sono degli ottimi porti, appunto. Tu puoi gestire anche la situazione commerciale abbastanza bene. Ovviamente non ci troverai oro, ovviamente non ci troverai piantagioni grandiose di cotone. Comunque, sono comunque abbastanza, sono ottime. Quindi, senza dubbio alcuno, ho già anche adottato le idee navali. Non l'ho detto, però comunque l'ho fatto. E oltretutto, qua posso fare. Posso formare la nazione britannica? Oh, ragazzi. Possiamo fare Rule Britannia. Britannia rule the waves. Perché un britannico non sarà mai uno schiavo. È bello! Rule Britannia. Britannia rule the waves. Ok. È magnifico. È bello, è fantastico. È bello. E qui, guardate, Gran Bretagna. Ah, magnifico, magnifico. Mi sto commuovendo. Oh no, cattolici. Dove sono i cattolici? Non mi dire che sono in. Adesso sono sbucati fuori. Ah, da nessuna parte. Tanto in Francia è finito il disordine religioso e dovrei soprattutto fare una buona flotta. Perché ho paura che i francesi e i loro alleati possano dichiararmi guerra. Dovrei trovare qualche alleato interessante. I danesi sono miei alleati. Però diciamo tutto il mondo mio. Vediamo un po' chi è che mi ama. Dovrei fare un paio di lavoretti diplomatici. Ora. Bavaresi. Brunschwigs. Perché mi odiate tutti? Tutti eretici. Ma quanti protestanti ci sono? Non troppi. Ah, qua le Fiandre possono darmi una mano. Alla fine sono gli unici. Tanto possiamo fare sempre nuove idee. Per quanto riguarda l'amministrazione. Dovrei trovare qualche alleato. Castiglia. Perché no? Siamo eretici, però vabbè. Pure gli aragonesi posso portarmi dalla mia parte in qualche modo. Sì, dovevo puntare sugli aragonesi più che altro. Ah, zeloti cattolici. Dannazione. Perdi in cibacco. Ora. Abbiamo anche un leader in più. Prendiamo ovviamente questo nostro tizio qui e andiamo a combattere contro. Ah, sto pagando le mie truppe? No. Aspettiamoci un attimo. Aspettiamo un attimo, prendiamoci tutto il nostro tempo. Poi dopo andiamo a combattere contro questi cani rognosi. Ok, sì. Abbiamo convertito oltretutto una provincia, sono molto contento. Adesso andiamo a Fif. Qua riusciamo a combattere. Dai. Ah. Dannazione. La fortuna non gioca mai dalla mia parte. Aia.
Andiamo a combattere contro... Ah, coloni, sì. Andiamo nelle colonie, con i nostri coloni. Dai, 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 dai. Ah. Furia iconoclastica. Oddio, Dio. Iconoclastia. Che cos'è già l'iconoclastia? Praticamente un movimento che in teoria ha radici molto antiche. Si parla già di una sorta di eresia l'iconoclastia. Per quanto riguarda, credo, l'ortodossia, mi pare che qualche imperatore bizantino sia stato anche iconoclasta. Ma che cos'è l'iconoclastia? Praticamente è una dottrina in cui, in origine, in cui le figure della Madonna, dei santi, di Gesù non potevano essere rappresentati e quindi venivano distrutte. Quindi tutte le opere d'arte che rappresentavano queste cose qui dovevano venire distrutte. Ovviamente poi dopo ha preso una piega molto eretica e molto atea nel corso dei tempi, ecco. Possiamo trasformare per una provincia iconoclasta. Sì, va bene l'iconoclastia, è l'unica via. Ora ho bisogno dei miei cari mercenari. Fate il mio lavoro, che non riesco a completare io. Il mio lavoro sporco. Oltretutto i soldi per i mercenari ne ho, quindi non è un grandissimo problema. Sì, prendiamo altri tercio. Perché no? Però dovete sbrigarvi, Tanto la Francia sta facendo un embargo contro di me, però non è che mi interessa più di tanto. Io ad attaccare, sì! Il protestantesimo si sta anche diffondendo. Molto bene. Andiamo ad attaccare anche questi cani rognosi. E ok, adesso andiamo a Gloucester a combattere contro altri. Sì, paghiamo tutti i nostri debiti, che così guadagniamo sempre un po' di più, perché l'interesse costa tanto. Oltretutto ho anche altri uomini qui, ma sono proprio andato, io non... Molti mi chiedo... sono andato, completamente. Potevo anche contare su questi uomini, solo che ho veramente un'intelligenza che raggiunge sempre nuovi limiti. Sbarcate voi, nuovo governatore in Cuba. A noi possiamo dare nuovi governatori oppure tenere i governatori per aumentare o certi valori di prestigio oppure aumentare o diminuire il desiderio di libertà. Direi che all'inizio possiamo anche prendere un po' di... lasciare anche quello che è. Intanto non è che così tanto importante adesso il desiderio di libertà da loro per niente, ecco. Poi dopo, quando si arriverà nel metà 1700, soprattutto con gli inglesi, sarà un bel problema. Sarà un grandissimo problema. Tanto qui, riforma militare, certo. Adesso possiamo fare nuovi tipi di fanteria. Free shooter o tercio. Parliamo di questi due tipi di fanteria. Praticamente i free shooter erano un tipo di fanteria che utilizzava gli archibugi, che... parliamo di due fanterie che furono le prime a utilizzare gli archibugi. I primi erano molto a cazzo, praticamente utilizzavano gli archibugi solo in difesa ed erano abbastanza sparpagliati. I terci invece, molto più interessanti. Tipo di fanteria spagnola, in particolare erano molto molto rinomati i tercio sardi. Il reggimento sardo dei tercio era... tra i migliori che c'erano, anche quelli delle Fiandre erano molto molto bravi. E praticamente era un tipo di formazione molto molto interessante, utilizzato in particolare nelle guerre d'Italia, come ci suggerisce qui, tipo nella battaglia di Pavia e nella battaglia anche di... in Puglia, non mi ricordo il nome della città.
particolare comunque sempre Guerre d'Italia di Carlo V. Mi verrà in mente il nome comunque, nella battaglia di Pavia, un grande esempio, in cui vennero utilizzati questi tercio. Utilizzavano un mix tra fanteria, archibugi e picche. Praticamente un terzo, un terzo, un terzo. Gli archibugi venivano utilizzati in dosi massicce per l'epoca, erano veramente tanti gli archibugi. Un terzo, per dire, i francesi se le sono prese nelle guerre d'Italia, particolarmente anche per quello. Non, oltre al fatto che non è che avevano delle truppe così tanto addestrate, erano proprio perché non sapevano utilizzare gli archibugi. Questo tipo di. Però, come erano utilizzate tutte questi tre tipi di truppe? C'erano gli archibugi che sparavano mentre il nemico caricava. E gli archibugi, dovete immaginare, che ci mettevano veramente tanto a ricaricare. Intanto Puerto Rico produce tabacco. Ci mettevano veramente tanto a caricare. Immaginate il fatto che, tipo, immagino una ricarica 2 minuti o uno. Tanto noi non voglio perdere stabilità. E quindi che cosa facevano per ovviare a ciò? Praticamente sparavano agittate, praticamente erano suddivise in file. Appena sparava la prima fila, andava la seconda. Sparava la seconda, intanto la prima sta ricaricando, facevano tutto il giro di file. E metti caso, quando aveva finito l'ottava fila, la prima fila che aveva sparato, metti caso, 2 minuti fa, era già pronta per sparare un'altra raffica. Così la Francia è sempre stata rinomata per la sua cavalleria. Contro questo tipo di fanterie aveva un po' di problemi. Però appena il nemico arrivava, che cosa facevano? Si rintanavano dentro un muro di picche, un quadrato formato dai picchieri, in cui c'erano queste picche che erano nella stessa formazione utilizzata da praticamente quella di Alessandro Magno, ovviamente con delle modifiche. E praticamente stavano con queste picche, che erano delle alabarde, intanto era d'oro per la cultura. E così queste piccole picche stavano nel corpo a corpo a difendere. Poi dopo, quando si partiva nella mischia, partiva anche la fanteria dietro, quella armata normalmente. Tutto questo ovviamente con cannoni e con il supporto della cavalleria, senza dubbio. Quindi, questi sono i tercio. I tercio erano ottimi, molto amati. Gli spagnoli domineranno praticamente il teatro europeo per un bel po' con questo tipo di fanteria fino alla guerra dei 30 anni. Dopo la sconfitta di Rocroi, i tercio non è che erano così tanto più utilizzati. Poi le picche pian piano iniziano a diminuire in importanza perché i fucili diventavano sempre sempre più temibili. Per dire, Gustavo Adolfo, re di Svezia, durante la guerra dei 30 anni aveva fatto un nuovo tipo di fanteria basato molto più sullo sparecchio. Praticamente sparava a manetta. Tanto qua c'è la Francia in guerra con Aragona. Tanto posso anche fare un matrimonio se voglio. Non ancora. E comunque aveva formato questo nuovo tipo di fanteria, la fanteria Gustava, che era molto molto avanzata, era molto disciplinata, molto tenace. E praticamente, tuttavia, anche se era riuscito a fare una fanteria così moderna e così disciplinata, contro i tercio spagnoli, anche se erano ormai truppe molto datate, perse una battaglia abbastanza importante che il nome mi sfugge attualmente. Quindi, per farvi capire, anche il più moderno degli eserciti di allora, che era quello svedese, se ne prese contro i tercio spagnoli. Tanto Fif si sta convertendo molto bene. Ah no, ma è riformata. Ah. Vabbè. Quindi sono anche truppe molto molto ottime. Tanto qui ci sono dei zeloti cattolici che danno problemi a Moron. Tanto non so perché vanno avanti e indietro. E ok, intanto qui abbiamo dei debiti da pagare. E qua ci sono altri ribelli. Ok, colonia Puerto Rico che se la sta cavando molto bene.
E ora andiamo a colonizzare San Tomas. Ovviamente tutte le colonie fatte nuove in questa zona dei Caraibi finiranno sotto il dominio del mio stato vassallo di Cuba. Tanto ho problemi con i cattolici. Dai, ce la potete fare, tranquilli. Dai, ok, un mercante morto. Sì, prendiamo i suoi soldi. E andiamo avanti con le tecnologie. Ora possiamo fare una repubblica o una monarchia amministrativa. Appena ho i punti direi di fare... Oppure possiamo anche fare altre cose. No, no, attualmente solo questo. Sì, direi che possiamo fare una repubblica amministrativa. Intanto io sono in monarchia despotica. Sì, despotify. Ora andiamo a Leinster, avanti e indietro con le mie truppe. Oltretutto, nei tercio, volevo dire un paio di cose. Tanto sto cercando di ricordarmi il nome di quella battaglia sia svedese, sia quella battaglia in Puglia, che non mi ricordo proprio più. Oddio, quella pugliese appena mi viene in mente ve lo dico. Oltretutto era anche la località in cui abitava un mio amico, quindi me lo devo ricordare, aspetta. È un pallino che mi metto adesso. Tanto ho tanti soldi, potrei anche fare nuovi edifici. Sì, ne posso fare tanti. Ok, a Glamorgan, Ulster, Ayrshire, Derby. Un po' in giro, va. Spassiamocela. Tanto anche in Cornovaglia facciamo un po' di edifici commerciali. Oddio. Aragona si è messa molto male. Ma la Francia... nessuno fa una coalizione contro la Francia, oppure tutte se le prendono così abbastanza come capita. Tanto direi dissoluzione dei monasteri, sì. Aumentiamo anche lì la potenza dei missionari. Sì, ma non troppo, ecco. Ah, direi che possiamo aumentare la potenza di missionari un bel po', però comunque... Non so. Ah, non so. Sono un po' indeciso. Intanto dei nazionalisti bretoni. Andiamo a combattere contro questi nazionalisti con i miei tercio. Andiamo avanti e indietro, tutti felici. Ok. Possono bastare e andiamo a combattere a Moron. Tanto la cosa più importante è avere un po' di prestigio. Mi dispiace che l'Aragona sia così sventrata. Tanto... ok. Molto bene, dobbiamo pagare altri debiti. Probabilmente sì, quando finisce il prossimo debito. Tra 5 anni, però direi che appena abbiamo un po' di soldi possiamo pagare. Tanto diminuiamo un po' la manutenzione all'esercito. Come non detto, nell'Ulster sta per uscire una ribellione di un certo Hog O'Neill, che a quanto pare io non ho mai sentito parlare di lui, però a quanto pare esiste nell'Ulster. Dov'è l'Ulster? Qui. Possiamo muovere già le truppe, che così appena do via l'evento inizia subito la battaglia. E io sono in vantaggio, perché il nemico avrà pochissimo morale.
Tanto regalo allo Stato, sì, noi lo accettiamo volentieri. E via, si combatte. Agonail ucciso. Sì. Tanto il quotone entra nelle casse dello Stato. E ripaghiamo un paio di debiti appena possiamo. Ah, con un bel po' di interessi oltretutto. Ok, intanto nuove idee. Direi che possiamo fare nuove idee. Sì, nuovo... Due cose. Intanto il morale della flotta aumenta. Evviva! La flotta è gloriosa. E ok. Intanto quanto guadagniamo qui? Quanto riusciamo a trascinare via? 2,25. Qua guadagniamo 6. Sì, guadagniamo abbastanza al commercio. Tanto come se la cavano qui con i ribelli. Oddio. Messi molto bene, mi dicono. Ma vi mando un po' di truppe a dare una mano. Non voglio che region di stato diventi qualcosa di strano, dai. Ma no, vi lascio fare a voi. Autodeterminazione, dai. Ok. Molto bene, stiamo molto tranquilli così. E paghiamo gli interessi che dobbiamo a qualche banca. Ok, adesso non abbiamo più interessi da dare. Sono molto soddisfatto. Dovrei anche ridurre l'inflazione in qualche modo. Ok, il protestantesimo si sta diffondendo nell'Essex. Ok, stiamo vincendo. Facciamo un po' di edifici per quanto riguarda i soldi. Che sono molto molto importanti. Sono ciò che tira indietro il mondo. E ora dobbiamo fare anche un po' di colonie. Ne sto facendo giusto una qui. Se la sta cavando abbastanza bene. Islands, evviva. Ah, e comunque vediamo un po' i ribellioni come siete messi. Ah, stanno diminuendo. Ok, però c'è la qualità del ferro che diminuisce. Ah, i paesani sono un po' tristi, vabbè. E ora facciamo un altro edificio qui. Molto bene, dovrei anche potenziare la mia flotta proprio militarmente, perché se la Francia mi dichiara guerra, non so come ce la posso fare. Voi non volete proprio fare un matrimonio, vi faccio così schifo. Perché sono un eretico, eh? Sì, sì. Ora, le Fiandre. Non so. E intanto possiamo aumentare i guadagni dalle tasse, dal trade power locale. Oh, vediamo un po', cosa guadagniamo di più? Tasse, senza dubbio tasse. Quindi potenziamo le tasse in percentuale, che così guadagneremo un po' di più. Vediamo un po' quanto è il risultato. Sì, non tantissimo comunque. È sempre qualcosa. Ora, vorrei anche fare qualche advisor in più. Solo che non c'ho voglia di spendere tutti sti soldi. Ho anche tante province a convertire. Ah, non riesce a progredire tanto il mio missionario, quindi lo mando un po' in giro. Tanto zeloti cattolici. Direi, potrei fare un paio di editti, forse. L'atto di blasfemia. L'atto di test, tutte queste cose qui che abbassano il rispetto e la tolleranza
degli eretici. Però comunque dovrei convertirli. Potrei farne solo uno, tipo il test act. Ma direi di no, va. Che non voglio avere poi ulteriori problemi. Tanto iniziamo a pagare il mio esercito. Ok. Nuovo governatore in Cuba, direi di tenere sempre sto qui. Altri cattolici. Ah. Andiamo a combattere i cattolici, via. Riusciamo a sconfiggere una volta per tutte. Senza andare avanti e indietro. Ok, San Tomas. San Tomas, non so come chiamarla. Credo che si dica San Tomas. È tutto a posto, andiamo a San Bartolomeo. Tanto come ce l'avete fatta con qui i cattolici, sono molto soddisfatto di voi. Ah, nuove rivolte. Tanto andiamo dritto per dritto verso i ribelli. Ok. Ok, ammazzate tutti i ribelli. Molto molto soddisfatto. Ora avanziamo con le tecnologie militari. Possiamo fare nuovi tipi di cannoni. Io di cannoni non me ne intendo, quindi non vi dico assolutamente nulla. Io non sono tanto affascinato ai cannoni. Mi piacciono molto le fortezze. Mi piace, cioè, dove sparano i cannoni è abbastanza interessante. Però dove i propri cannoni in sé non mi piacciono. E non fate doppi sensi, per piacere. E ora direi che... Ah, tecnologie amministrative. Stiamo avanzando anche abbastanza in fretta. Possiamo anche fare delle piantagioni tra poco. E non so che cosa fare d'altro. Tanto possiamo fare dei marketplace un po' in giro. Così aumentiamo il potere commerciale nella zona. Yeah, yeah. Ok, così siamo a posto. Ah, direi, magari lo possiamo fare nella costa. Per un semplice motivo: siccome la maggior parte degli edifici commerciali vengono tutti quanti dalla costa, posso farli nella costa. Perché effettivamente i porti danno, aumentano comunque sempre il valore commerciale della zona. Poi oltretutto la capitale, che oltretutto è anche la mia capitale commerciale, dovrei aumentare qualcosa lì. Ah, nazionalisti del Connacht. Comunque adesso riusciamo a combattere i ribelli abbastanza facilmente. In maniera abbastanza facile. Oddio. Oddio. Fulmina a ciel sereno. Ok, Robin, vai subito. Qui. Tutti quanti nascondetevi. Che arrivano i francesi incazzati. Andiamo a combattere intanto i ribelli. E hanno anche l'Aragona. Ah. Ah, vogliono togliere l'eresia. Che abbiamo distrutto un po' di navi. L'unica cosa è che... Oddio. Hanno una flotta gigantesca. Dovrò fare attenzione. Dovrò fare molta attenzione. Devo colpire la loro flotta appunto dove sono più deboli. Però gli aragonesi non erano in guerra con i francesi. Cioè, scusa, non capisco.
Non riesco a capire. Ok, la mia flotta è pronta. Andiamo a combattere contro norvegesi. Voi. Oddio. Sta qua sembra più che altro una crociata. Vediamo se riusciamo a combattere. Devo combattere proprio la flotta francese nel punto in cui sono meno preparati. E direi che posso anche pagare poco l'esercito. E oltretutto, oh mio Dio, mi dispiace lasciare in questo punto qui di gloriosa tensione. Intanto possiamo andare subito qui a dare una mano ai miei amici danesi. Oddio, prima di lasciarci però vediamo di... Oh, quanti ce ne sono? Troppi, però arrivano i miei alleati. Però facciamo la battaglia finale. Qui si decide tutto. E la nostra flotta ce la fa, la flotta danese, la flotta della Gran Bretagna sconfigge la flotta delle Fiandre, della Francia e di Brunswick. Ok, quindi siamo un po' salvi. Ora, gente, si deciderà tutto nelle prossime puntate. Ci sentiamo alla prossima, gente, da Larus, re di Gran Bretagna, è tutto. Alla prossima, ciao!